Io sono Paolo Zarzano, 45 anni, sono sposato, vengo da Corlo, Corlo di Formigine, e faccio nella vita il volontario, prima inizialmente attraverso la parrocchia di Corlo, dove tuttora ancora esercito tra Sagre e Magnalonga, e poi da qualche anno faccio parte di CSI Volontariato, dove attraverso il lavoro che faccio io cerchiamo un pochettino di aiutare persone, in particolare le più disagiate. Facciamo questi progetti con ragazzi in carcere in particolare, progetti scuola per ragazzi disabili. Assolutamente il primo è quello della riforma. C'è questa legge nuova, la riforma del terzo settore, dobbiamo capire nei prossimi anni che posto ha il volontariato. E facendo una piccola parentesi, credo che è importante invece che il volontariato finalmente ha un posto da protagonista, che è la cosa più importante. E io e tutto il mio consiglio cercheremo in particolare di dedicarci alle associazioni più piccole. L'ho già detto in un'altra intervista, credo che aiutare le associazioni piccole, in particolare a fare rete, a lavorare insieme in rete, possa essere un mandato importante per questi prossimi 3 anni. Ma il volontariato è accogliere l'altro, stare insieme all'altro, interagire con l'altro. Credo che sia importante in particolare lavorare insieme all'altra persona, perché poi fare volontariato non si riceve soltanto qualcosa, ma si deve dare anche qualcosa, e questo connubio aiuta a una formazione di entrambi e soprattutto a cercare degli obiettivi comuni. Quando hai trovato questi obiettivi comuni anche nella piccola associazione, anche nel singolo volontario, credo che sia un passo importante per crescere insieme. Mi aspetto quello che c'è, la SVM, ci sono adesso 106 associazioni associate, speriamo di aumentarle, anche perché credo che la possibilità attraverso questo gruppo di professionisti che ci sono all'interno del CSV possa aiutare nella crescita di tutte queste associazioni, dalle più grandi alle più piccole, e credo che sia importante lavorare insieme e quindi anche tra loro associazioni sarebbe bello.